Bella ragazzi, qui Matt. Eccoci oggi con un live su Termina, la nuova mappa per MW3. Ah, l'ho scaricata da 5 minuti, ho appena acceso l'Xbox, quindi la prima partita del giorno, non aspettatevi niente di più. Che dire, per tutti quelli che non ci hanno mai giocato, anche se penso sia improbabile, una mappa che merita, una delle migliori per MV2. Intanto, buono, si inizia qua. Scusate, ma mi sono anche svegliato da poco. Non so. Ah, vabbè, iniziamo bene. Volevo dire, sono passato da poco su Xbox. Diciamo perché ce l'avevo già da un po', ma non ci giocavo praticamente mai. Mi sono preso da poco MW3 e si notano le differenze. Prevalentemente la connessione, che qua è stabile. Tu vedete 4 tacche, NAT aperto. Su PS3 mai avuto, anche se ho 20 mega. 20 mega, vabbè. Scusate, 20 mega. Mi ci trovo veramente bene, quindi ve lo consiglio. Se vi trovate male sulla Play, prendetevi l'Xbox. Anche se i miei amici non saranno d'accordo su questo. Ancora. Io che ricordi. Scusate se non parlo molto, però sono concentrato. Intanto la classe che sto usando è l'118, tanto per cambiare un po', visto che ogni volta che propongo un gameplay è sempre con le armi. La classe è l118 con un gioco di prestigio e estrazione rapida per equip. E tanto anche un altro fattore importante dell'Xbox è che prevalentemente si trovano cecchini, quindi se si vogliono fare delle clip è più semplice perché non vi disturbano quelli con le armi. E in più, anche per le sniper lobby, diciamo, a parte che sto facendo. Estrazione rapida, tiratore scelto. Ok, scusate, però questo commentary però. La prima volta che gioco e vorrei giocare abbastanza bene, quindi. Cazzo. Oddio, che grafica strana. Guardatevela un attimo. Oddio. Sì, vabbè, però no, l'avevo preso. Mi devo ancora un po' abituare con i tasti, sinceramente, perché su Xbox giocavo solo a FIFA. Qua, come sapete, sicuramente si spara con RT, che sarebbe L R2. Invece sulla Play si spara con R1 e questo potrebbe un po' confondere almeno me, perché i miei amici ogni volta che ci giocano non vedono queste differenze. C'è una nave. Speriamo in bene, non cassatrappola. Fanculo. Scusate. Dai, usate i cecchini. Che cazzo di arma uso sto qui?
Eccolo là che prova a fare l'eclipse qua. Quanto siamo? Già 5 minuti, non ho detto un cazzo, vabbè. No, comunque, le modalità in cui gioco prevalentemente ora sono dominio e cerca e distruggi perché sono entrato in un clan, sto entrando in un clan ancora, sono in reclutamento, farei provino anzi. Ed è un clan di Ched anche se non mi sono mai trovato sinceramente in questa modalità, però come vi ho già detto su Xbox sembra tutto più semplice. Infatti, cioè con la connessione normale, stabile, è tutto un altro mondo. Cioè, perché qua, ad esempio, se ti ammazzano è perché sono bravi. Almeno per me, perché alcuni miei amici dicono che giocano su Xbox, dicono che la connessione non cambia molto, però da quel che noto non è assolutamente vero. Ah! Eccetera, mi sembra una buona modalità alla fine. Perché a differenza che sulla Play camperano praticamente tutti su Xbox, quello che sto notando è che la gente è meno stronza, dai. Oh! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Ah, poi una cosa che vi dico subito, non vi arrabbiate, io non sono uno che va per obiettivi. Non mi è mai piaciuto, sinceramente. Che cazzo hai fatto? Ma poi ogni volta mi incastro nelle casse. Allora, vediamo qua. Hate marker, giustamente, muoio perché come sempre. Dai, 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 dai. Stiamo vincendo. Iniziamo un po' a conquistare. Anzi, ad aiutare. No! Che coglioni sto. Ma no! In mezzo alle piante. Allora, dov'è? Che vergogna. Andiamo un po' sulla zona di là. No. Ma tanto sto conquistando. No, drone d'assalto, non lo si è accorto. Fanculo, fanculo, mi becca 1.100 euro. No, vabbè, ho avanzato, mi tanto bene. Cioè, prevalentemente prendo le bandiere, vabbè, prime bandiere per grazie a queste innovazioni. Queste innovazioni delle serie di uccisioni che si accumulano. Cioè, che se cattura una bandiera ti dà una serie di uccisioni. Conta per la serie di uccisioni, no? Scusa, questi. E ora anche la zona di lancio perché ti dà abbastanza punti, 20 al secondo in pratica. E quindi mi torna abbastanza utile per livellare. Infatti cattura prevalentemente per quello anche. Perché se vai su zona di lancio ci vai per fare clip, quindi è inutile stare lì a conquistare. O la difendi. O stai alla larga e aspetti che i nemici ci vanno tutti addosso, sopra, dove è la zona di lancio, e in questo modo almeno hai la possibilità di far clip, perché se gli avversari sono scarsi ci vanno tutti. Ma che cavolo, almeno sono in positivo. Ehi, non voglio perdere questa partita. Cos'è? Avevo avanzato.
Faccio anche vincere la scuola, che cosa dici? No! Volevo fare l'uccidione della vittoria. Devo farci. No, 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 no. Non mi potete rubare tutto. Io ho conquistato per voi. Vai. Primo con 37-25. Solo cecchino come avete notato. La mappa, sinceramente, la preferisco su MW2. Anche per le armi, così, perché sinceramente le armi preferisco quelle di MW2 e anche la giocabilità, anzi quella di MW2. Allora, la partita è finita. Spero che guarderete questo video e che dire, alla prossima. Bella.